のアトリエ、常闇の女王と秘密の隠れ家。こんにちは、benvenuti voi qui nel mio canale. Sono come sempre Giappo Gamer. Benvenuti qui un nuovo episodio di Raiza in collaborazione con Koch Media Games. E allora, cari ragazzi, siamo giunti all'episodio numero 10. Ebbene sì. Allora andiamo subito a vedere che cosa succede nel fantastico e magico mondo di Atelier Raiza. E ok, eccoci qui con la Raiza carina, eccola qua in tutto il suo splendore. Allora, guardate qua veramente quant'è caruccia, mamma mia. Se esistesse mai un action figure, ragazzi, vado in Giappone quando ci vado, me la compro perché è veramente spettacolare, spettacolare. Allora, abbiamo un po' il da fare, che ci sono un sacco di cose. Allora, innanzitutto nella storia. Allora, queste cose completate, first step 3. Allora, di andare a esplorare Travels Road Ride, decide at the north of the port, al nord del porto. Ok, e a good chance to gain some experience, di fare qualche esperienza, di combattere, di combattere, fight, ok, dobbiamo ammazzare 3 mostri. Ah, cavolo, ok, vediamo un po'. Ma, vediamo un po', qua come siamo messi. Allora, dobbiamo ancora sintetizzare, ecco, la bomba. E che ci servono dei materiali, vediamo un po'. Allora qui, supplementi, qua sono gli effetti gunpowder, però no, la bomba deve essere detto qualcosa di potente. Adesso non dico di creare una bomba atomica, però insomma un qualcosa. Ah, ne servono 4, cavolo, noi abbiamo 2 di Crimson Ore. E vabbè, ok, e tocca andare alla ricerca anche di materiale. A questo punto dobbiamo cercare parecchi materiali. Vediamo un po'. Changing room, ma no. Ok, vediamo un po' qua come siamo messi. Diamo una ceccata. Ok, comunque di materiali ne abbiamo. I consumabili, equipaggiamento. Abbiamo sintetizzato anche un bel po' di cose di svariati colori. Ok, ma qua possiamo pure dormire. Ma sì, facciamoci una piccola dormita. Vediamo un po'. Ok, bene. Così la nostra Raiza risulta essere bella riposata. Allora, vediamo un po'. Allora, il memo, ci abbiamo l'options, ok, vabbè. Allora, 3 mostri, Però, aspettate un attimo, vediamo un po'. Un attimo qua sul calderone. Ma, ok, questi poi possiamo utilizzarli. Ah, ok, quindi si possono anche riutilizzare. Ah, figo questo, ok. Mancano dei supplementi blu, ok, quindi sono pesci e roba varia, e crostacei vari, ok. La bomba tocca crearla, ragazzi, sì, effetto bomba atomica, va bene, ok, dai. Usciamo un po'. E vorrei andare a sindacare, visto che dobbiamo fare fuori 3 mostri a questo punto. Andiamo lì in quella zona dello scorso episodio e vediamo un po'. Quant'altro. Brava, raccogliamo tutto. Ma che ce frega. Ok, facciamoci una bella corsetta, va. Ok, vai di questa particolare bella colorata. Comunque ragazzi, io non mi aspettavo che Raiza mi prendesse così tanto. Lo sapete, veramente è un gioco di ruolo incredibile. Veramente incredibile. Ovviamente ve lo consiglio, ovviamente se vi piacciono i giochi di ruolo, ovviamente, perché si sa essere dei videogames un po' particolari, lunghi,
bellissimi, perché da storie incredibili, gameplay incredibili, tutti con storie veramente incredibili, però ecco, sono molto molto lunghi. Eccoli qua, ok. Dai ragazzi, allora, I was thinking, qui, ok, sto pensando che better use our time, quindi utilizzare il nostro tempo per andare al lago? Ok, coming from you, vabbè, ok. Sì, dice, cosa pensi che possa fare? Io comunque sono una persona, sono sempre responsabile. Cosa hai in mente? Tanto si è installato Netflix. E stavo pensando che potremmo... A little fishing. Ah, si può pure pescare. Ah, ok. Sì, mi sento anche in grado di farlo, tranquillamente. E lei dice, ah, ok, buona cosa, insomma, dai, si può... possiamo tranquillamente pescare del pesce fresco. Però per favore in questo momento no, insomma, non ce n'è bisogno. Gli dice, ok, dai, lo prendo comunque come complemento. Ok, fammi pensare. Vabbè, toccherà vedere se... di andare a pesca in qualche modo. Staremo a vedere. Allora, qua... Vai di swing. Cerchiamo tutto, prendiamo tutto. Anche sta ragnatela, sì, prendiamo tutto. Allora, vediamo un po'. Vai con questi bei fiori, vai, coraggio. E noi dobbiamo andare... Ok, segna per di là. Ovviamente noi dobbiamo andare a far fuori dei mostri. Tre mostri. Non so se è tre tipologie di mostri differenti o tre qualsiasi. Non lo so, sinceramente è una cosa che toccherà un attimo appurare. Raccogliamo tutto. Dagli Raiza, che mi diventi una sorta di mago Merlino. Mi diventi una maga Merlina. Che poi, ecco appunto, i suoi sono quelli lì, sti mostri là. Vediamo un po'. C'è un po' di nebbia. Vai, diamogli una botta. Vai, combattiamo contro questo. Vediamo un po', va. Vai così. Vai così, Ikuyo. Grandissimi, vai così. Vai che stiamo facendo del male fisico a questo. Grande Tao. Vai così. Grande Lent. Occhio ragazzi. Sì, yatta. Dai, Raiza. Così. Vai, livelliamo. Ancora no, ci vuole un po' per livellare. Bene così. Ok, Green Puniball. Ok. E un tipo di mostro mi sa che l'abbiamo abbattuto, Poi segna sempre lì sulla mappa. Ma non... Dov'è esattamente? Qua, dice qua. Ma ci dovrebbe... ci dovrebbe essere un qualche avvenimento qua. Allora, quello lo vedo bello pericoloso. Vediamo un po' di evitarla quello. Vediamo un po' invece. Qua, ci sei tu? Ah, voi. Vai così. Questi sono più tosti, Occhio. Vai così. No. Vai così, grande Lent. Occhio. Vai Tao pure tu. Ok, uno fatto fuori. Vai così, botta secca, vai, grande Raiza. Vai Tao con la tua super mossa, grandissimo Tao.
Fai così, colpo di grazia. Bene così, bene così. Grande Lent. Abbiamo livellato? Quasi, cavolo, manca poco. Manca poco, che c'è da... Ah, Large Bone. Oh, questo è buono. Questo è buono, prodotto animale. Un grande osso. Bene, bene. Ah, ok, quindi abbiamo fatto i tre di numero. Quindi non erano tre specie differenti di animali. Ottimo. Dice, ok, bene, abbiamo... sappiamo utilizzare le basics, cioè le mosse basi, le mosse, insomma, quelle basiche, quelle di base. E detto sì, insomma, non sono così nervosa come lo ero prima. Ok, quindi significa che sta comunque migliorando prima o poi. Ok, bene così. Comunque penso che per oggi abbiamo finito di combattere e probabilmente possiamo comunque iniziare delle nuove battaglie. Comunque finalmente possiamo andare via da qui. Tao è sempre pauroso. Dice ok, l'ente dice we really are travel markers. Vabbè, insomma, comunque noi siamo veramente insomma così paurosi, insomma. Find out here again. Insomma, no, insomma, ma noi dobbiamo comunque trovare, cioè nel senso trovare i mostri e quindi combatterli ancora. Anche se comunque è importante anche tornarsene a casa, come dice Ryze. So let's go home before anyone finds out. Quindi insomma torniamo a casa prima che qualcuno ci trovi. Come quella bestia lì. Allora, vediamo un po', che ovviamente è sulle nostre tracce. Ma noi ce ne scappiamo tranquillamente qua con la... Guarda come agge la nostra Raiza. Prendiamo un po' di fiori, va nel frammento, non si sa mai. Oh, puoi utilizzare come medicina? Magari come qualche medicina, va. Comunque qualche... Probabilmente qualche medicina l'abbiamo già prodotta, mi pare. Brava, adesso prendiamo la nostra barca. Dove sta la nostra barca? Ok, sandstone. Dice non hai idea di cosa possiamo farci. Lente. E poi magari che. Vabbè dai, ok. Combattiamoci. Sono in due. Tocca fare un minimo d'attenzione a ste bestiacce. Vai Raiza. Vai con la super mossa. No, invece lente, vai lente. Vai così, Tao. Aio. Vai così. Occhio, occhio. Cazzarola. Grandissima, vai così, tutti insieme. Ok, vai così, vai così, vai Tao. Vai con la tua super mossa. Anche tu lento. Mamma mia, spettacolare. Cioè, è volato proprio. Ok, yatta, ben così, sai che magari abbiamo livellato, sì, level up. Bene così, livello 7, bene così. Grandissimo Lent. Dai Raiza, mamma mia, grande pure tu, Tao. Ok, blue pani ball, ok, bene. Follow up attack training, ok. I misteriosi materiali. Va bene, ok. Ottimo così. Ah, qua c'è la streghetta. Le streghette. Ok, dai, un po' di fiori. Va bene, ok, dai. Ce ne possiamo tranquillamente tornare anche a casa. Anche se comunque mi serviva un po' di materiali. Per creare la bomba, cazzarola.
Allora, non è qua la bagnaruola, vediamo un po'. Che non... sinceramente dovrei un attimo trovare... volevo trovare un attimino, chissà dove caspita... stanno, vabbè, torniamocene a casa, va. Ok, bene così. Ecco la bagnarola. Ok, we were close, miss up, mamma ended up catch me. Ecco, Raiza sta un attimo preoccupando della mamma, che potrebbe un attimo preoccuparsi. E sì, comunque lei è formidabile. E once she catch you, no mercy, cioè non ti dà prende speranze. Ma cosa potrebbe farci? Ma insomma, oh beh, potrei andare, go help dad, insomma, potrei anche farmi aiutare da mio padre. Eh sì, comunque lui avendo magari una fattoria, perché no? I need a problem getting dead on my side, it's nice and easy. Comunque non ho nessun problema nel parlare, insomma, nel discutere con mio padre. Comunque lui è così carino e semplice, insomma. E l'ente dice, oh, I almost feel bad your parents having to deal with a daughter like you. Dice, sì, insomma, mi sento bene, insomma, sento, non mi sento male con i tuoi genitori, insomma. Mi piacerebbe avere una sorella come te, ti piacerebbe, eh? Vabbè, vabbè. Ok, allora eccoci qui. Facciamoci una corsetta verso casa, va? Magari così prendiamo un po' di cosucce. Però ci sono queste pietre a cerchio che non so, boh. Vai, swinga qui, vai così. Io un po' di qua si può andare, eh? No, di qua non si può andare, vabbè, pazienza. Ce ne faremo una ragione. Allora, ok. Che succede? Ok, dice sì, ok, I feel like my opening attack was right. Comunque penso comunque che il mio attacco d'apertura sia fatto bene, però... e now on my turn after each after. Comunque insomma, devo comunque fare attenzione durante i combattimenti. Rai dice, cosa stai bladerando? Ah, Lira-san no iitsuke o sa hitotsu hitotsu ataman naka de kakunin shiten da yo. Si dice, beh, sì, sto prente pensando a delle che dovrei fare delle lezioni con Lila. Kaetta ato ni made nesshin da na. Sore tte tatakai kata toka sou iu yatsu? Dice Tao, ah ok, quindi so, sei you are so dedicated, so, ci stai dedicando, insomma, sottolineando ai combattimenti. So you two talked about what's that to fight, quindi cosa potrei, come potrei combattere. Ah, che figata. Dice sì, Lila mi sta insegnando the way of the warrior, cioè la via del guerriero. Cavolo, tra virgolette, figata, figata. Dice quindi cosa dovresti fare? Cosa ti dice di fare lei? Dice di questa via. Dice sì, ho sentito che lei ha viaggiato insieme ad Ampel per tanto tempo. Dice, ma comunque non penso, insomma, comunque voglio comunque conoscere nuovi combattimenti, stili combattimenti. E lei mi insegna, insomma, anche cose nuove. Dice, ok, let's just hope you can become as rebel. Dice, sì, dai, speriamo, insomma, che tu diventi un bravo guerriero. As Lila Sun, insomma, comunque come
si raccomanda anche seguendo anche le cose ti dirà lì la It Be a Big Help, comunque ti darà veramente dei grandi aiuti. Dice no, ma io non sto facendo questo training solo per te, insomma sappilo. E ok, entriamo dentro casa, va? Vediamo un po' che succede. Tadaima! Tadaima! Solito saluto giapponese quando uno entra dentro casa. Eccala. Dice, ma Raiza, dove sei stata? Dice, pensa dentro di sé come fanno i giapponesi, carini. Dice, sì, lei è veramente, insomma, un attimo incazzosa e... I guess I picked the wrong time to come home. Quindi mi chiedo comunque che come ho potuto sbagliare il tempo per tornare a casa. Comunque ha sbagliato il tempo per tornare a casa, che ha incrociato i genitori, insomma, la madre. Dice, if you don't know I'm going to lock you. Ah, ecco, bene, bene, ok. Quindi insomma, dice, sì, insomma, visto che comunque non sono tornato a casa, potrei lock you, cioè prendere, rinchiuderti dentro la tua stanza. Mamma mia. Ciotto Matteo, Ciotto Matteo. E ti aspetta, cosa vuoi fare? Mi serve la mia stanza. Ah, la chiude. Non so se chiude a chiave dentro con lei, dentro la stanza oppure no. I don't care what you need. Io non mi frega niente quello che tu abbia bisogno, che tu hai bisogno. Dice, you keep making changes, cioè finché non farai, metterai a posto la tua stanza, io non you never help out around the house. Quindi insomma tu non potrai aiutare la casa, insomma. What are you going to learn? Cosa vuoi insegnare? Cosa stai imparando? Dice, if you want to keep your room, go and help your father. Dice, sì, se tu non fai la tua stanza, non puoi andare ad aiutare tuo padre. Nella fattoria, insomma. O nei campi. Scheite? Dice, va bene, ok. La frutta Kurken, giusto? Dov'è de Scheite? Ah, la falce. Dov'è la falce? Ci manca pure la falce qua. Dice, non chiedermo, sono sicuro che tu la puoi trovare on your own, insomma, nelle tue vicinanze, vicino qui. Eccola. Ah, ok. Dice, vabbè, forse potrei chiedere ad Empel come farne una grazie all'alchimia. Probabilmente è anche più facile. Bah, facile non lo so, sinceramente. E ok, bene, tieni di fist step 4. Ok, quindi si va avanti. Bene, bene, si procede. Qui sono tutti quanti i materiali. Sì. E ok. Bene, bene, mi ha un po' sta caricando. Mi sta mettendo tutti avanti nel container. Quella sorta di scrigno, vediamo un po'. Ok. Allora, vediamo un po' dal punto di vista delle alchimie. Cosa vuol dire sintetizzare? Con la bomba come stiamo messi? E cavolo, abbiamo solamente due di quelli. Ah no, qua però possiamo aggiungerne, buoni tutti. Ah, cazzarola. Ma tutto parte dal Crimson Ore, da questi qua. E ne servono pure 4, cavolo. Vabbè, vediamo un po'. Altra roba. Va, vediamo un po', ok. Ottimo così. Ok, vedi com'è contenta. Bene così, servono altri. E tanto ne abbiamo aiosa. E vai così, due. Ok, ok, bene, bene. Vai così, vai così. Con qualcosa di esplosivo. Bene così. Non
Ok, bene bene, altra cosa completata. Ma di quelli ne abbiamo solamente due. Ah, ok, bene. Poi notate che si è un attimo sbloccata la situation. Qua che ci abbiamo. Ok, qua ne servono due. Vai così. No, no, ne servono tre. Vabbè, tutti quanti due. Vabbè, vai così. Ok, livellato. Ok, vai così. Ok, yatta! Bomba fatta! Non so che tipo di bomba sarà. Quanto potente! Certo, sembra un po' una dinamite a vederla così, Non è proprio a forma di palla. Però la qualità 60 mi pare una qualità buona. Buona, buona. Poi c'è anche gli effetti di danno da fuoco XS, che non so se sia per essere una cosa super. Non lo so, sinceramente, poi appureremo magari durante la battaglia. Beh, mancano altre due alchimie. Vediamo un po' per migliorare. No, qua per fare altre bombe. Già abbiamo fatta una. Vediamo un po'. Qualcos'altro di esplosivo, dai. Di castagne ne abbiamo aiosa. Vai così. Mi manca una. Ok, bene, livella. Grande, grande. Ci applaude pure lei. Quant'è che ne ha Raiza. Ok. Ma vai così, vai così. Ok, abbiamo creato queste castagne esplosive. Qualità 18, vedete che già questa è di minor danno rispetto alla bomba. Ma che ci manca un'alchimia, un'alchimia. Facciamo qualcosa di verde. Ok, qua ci mettiamo queste qui. Vai, vediamo un po' cosa esce fuori. E comunque, oh vabbè, i classici edamame, che noi ce ne mangiamo a milioni. Comunque la cosa è certa è che comunque escono sempre cose che possono comunque tornare utili. Dai, vediamo livellato, vai livello 7, bene così. Livello 7 alchemico, bene bene, ok. Equipaggiamento nessuno, sintesi. Ok, bene, bene. Looking for a bomb, 8 su 10. Forse tocca crearne un'altra di bomba. Però, vabbè, vabbè, ok, magari lo vedremo nel prossimo episodio. Quindi, per quanto riguarda questo episodio, bene così. E allora, eccoci qui, tornati nella schermata principale di questo Atelier Raiza Ever Darkness The Secret Hideout. Mamma mia ragazzi, che episodio, che episodio. E allora, ovviamente episodio in collaborazione con la mitica Koch Media Games. E allora, anche questo episodio numero 10 ovviamente termina qui. Io spero che vi sia piaciuto, così fosse vi invito a lasciarmi un bel like, un commento, fammi vedere la vostra, e una condivisione con i vostri amici per far conoscere il Giappogamer lungo e largo. Ovviamente poi vi invito a seguirmi nei vari social. Se volete avere dei contatti con me potete farlo tramite la pagina Facebook, Twitter, Instagram, canale Telegram. Insomma, ce l'avete veramente per tutti i gusti. Potete seguirmi veramente in ogni dove. Vi invito anche a iscrivervi al mio canale. Mi raccomando, iscrivetevi. Se non siete iscritti, mi raccomando, soprattutto attivate la campanella per rimanere aggiornati con le varie di video, di episodi sul gaming giapponese a 360 gradi. In più, recentemente ho aperto un blog dove scrivo prettamente news e recensioni sui videogiochi giapponesi in uscita. E allora, mi trovate scrivendo giappogamer.home.blog. Mi raccomando, potete iscrivervi e seguirmi anche lì. E allora, cari ragazzi e ragazze, io vi ringrazio di essere stati fin qui, e dal vostro Giappogamer per il momento è tutto. Matane! E ai prossimi episodi!